Oggi faremo insieme delle polpette di tacchino alla birra. Le vedete qua è la polpa di tacchino, 800 grammi, che è stata a bagno con della birra chiara per circa 2 o 3 ore. Adesso la andremo a dividere a pezzettini e la metteremo all'interno di un frullatore. Eccolo qua, bello ripulito dalla parte delle cartilagini e ben sgocciolato dalla birra. Allora possiamo versare la nostra polpa di tacchino. Ora aggiungiamo 100 g di mortadella tagliata a tocchetti, 100 g di parmigiano e queste sono 3 fette di pane raffermo che avevo messo a bagno con del latte strizzato adesso. Ora aggiungiamo 2 uova, copriamo e azioniamo. Aggiungiamo ancora sale. Mi sembra proprio che ci siamo. Adesso riprendiamo la ciotola dove stava prima e lo trasferiamo qua dentro. Adesso non ci resta che iniziare a formare le nostre polpette. Ho preso una pirofila abbastanza importante perché 800 grammi di polpa sono tante. Iniziamo a formare le nostre polpette. Ungiamo un pochetto la pirofila. Anche le mani. Non le facciamo piccolissime. Ora le bagniamo sopra con un pochino di birra. Non ci resta che infornarle a 180 gradi per circa 30 minuti, rigirandole ogni tanto. Controlliamo la cottura. Rigiriamo spesso le nostre polpette. Le bagniamo ancora con la birra. Altri 5 minuti in forno e sono pronte. Possiamo procedere ad impiattare, visto che le nostre polpette sono pronte. Ho preparato un po' di fagiolini conditi con olio, menta e un pochino di aceto. Aggiungiamo anche una salsina. Mi piaceva presentarla nella tazzina da caffè, un po' di ketchup. Come vi sembra? Buon appetito, alla prossima ricetta!